Buonasera, benvenuti a questi 10 minuti che dedichiamo alla cucina. Buon inizio settimana, noi la cominciamo preparandoci un dolcetto, ok? Allora, oggi avevo idea di preparare assieme a voi delle piccole cheesecake. Il gusto, diciamo che mi ricorda un po' la coppa del nonno. Ok, allora adesso io direi aspettiamo giusto un secondo il collegamento con tutti gli amici. E, nel frattempo vi volevo dire appunto che il particolare diciamo del passaggio delle mini cheesecake era simpatico da vedere perché utilizzeremo una pellicola che ci permetterà un'estrazione molto facile non soltanto di cheesecake ma anche poi eventualmente se decidete di fare delle bavaresi, comunque dei semifreddi. Allora, allontano solo un secondino in modo da vedere se prende bene. Sì, mi sembra che il video adesso sia perfetto. Allora, cominciamo. Cheesecake, facciamo questo gusto coppa del nonno. Allora, utilizziamo, adesso io vi do una dose per 6 mini cheesecake. Utilizzo mezza dose quest'oggi perché le preparo giusto per noi, per la mia famiglia e quindi la facciamo assieme. Buonasera, benvenuti. Rina, buonasera. Allora, il biscotto che utilizziamo è un po' il biscotto classico di tutte le cheesecake. Allora, i biscottini sono questo tipo qui, c'è scritto digestive, ma sembrerebbe che si pronunciano digestive, adesso non vorrei errare nella pronuncia. E quindi un biscotto che si adatta bene un po' a tutto il tipo di interni che vogliamo creare. Eventualmente si può anche cambiare il biscotto, se volete per esempio dare un gusto al cacao, potete utilizzare dei frullini al cacao, dei pandistelle. Buonasera Carlo, ciao, benvenuto, buonasera Domenica, buonasera anche a lei. Allora, diamo le dosi, dose per 6, adesso utilizziamo mezza dose, giusto per fare un po' la dimostrazione, abbiamo 250 grammi di biscotti che ho tritato nel mixer. Poi andiamo ad aggiungere 150 grammi di burro ammorbidito. Allora, adesso mi serve un attimo del cucchiaio, ecco qua. E ci prepariamo la nostra base. Si mescola il tutto, si assembla bene. Voi le fate spesso le cheesecake, che gusti vi piacciono? Perché noi oggi appunto faremo questa crema a base un po' gusto coppa del nonno, ma potremmo pensare di inserire per esempio un po' di passato di frutta, ad esempio con delle fragole oppure con dei frutti di bosco. Addirittura si potrebbe usare anche con del torrone frullato. Adesso che arriva il Natale potrebbe essere simpatico fare anche la versione al torrone, che praticamente è la stessa di quella che andremo a fare, solo che invece di inserire quello che andremo a mettere per dare il gusto di questa sera, inserirete la stessa dose con del torrone frullato. Ok, lo frullate bene, lo mixate e lo inserite. Allora, ecco qua, adesso noi il nostro composto l'abbiamo preparato, quindi questa è veramente una tra le tortine più semplici, veloci, senza cottura, che insomma si può proporre quando si ha poco tempo a disposizione. Allora, ci serviamo di questo stampo per muffin, va bene? La cosa interessante è il fatto di utilizzare comunque una pellicola alimentare che andiamo ad appoggiare, spero che si veda bene dal video, vediamo un attimo, sposto solo un secondo i commenti, sì, praticamente adesso voi mi mettete la pellicola e la fate aderire ben bene all'interno di questo incavo che c'è dello stampo per muffin. Questa è l'unica, diciamo, piccola cura che dovete avere in modo che aderisca discretamente bene alla base, ma tanto poi quando andremo a inserire il composto comunque faremo delle pressioni sì che poi si adatterà perfettamente e questa pellicola ci permetterà di estrarli con molta semplicità. Perché un conto è fare la cheesecake normale sulla tortiera, staccate le cerniere e l'avete pronta. Un conto è farle piccoline. Allora, con questo modo qui, diciamo, vi è più agevole. Allora, adesso prendiamo il nostro composto e ce lo mettiamo all'interno.
Allora, l'importante è creare una base abbastanza solida. Adesso io dopo vi faccio vedere tutto il più, magari tra i commenti vi inserisco la foto così forse si percepisce un pochino meglio. Nel senso che la base deve avere un po' di sostegno perché poi diventerà un vero e proprio cestinetto. Quindi ci teniamo circa poco meno di un mezzo centimetro di base e poi col cucchiaino ci aiutiamo a spanderlo verso i lati, in modo che proprio ci sia anche l'involucro esterno del tortino, perché appunto dopo lo vedrete, ve ne faccio vedere uno che ho preparato ieri sera, ne avevo preparati tre, due sono già andati. È rimasto quello che dovevo farvi vedere. Ecco qua. E poi un bel giretto di campo per smaltire il tutto. Ecco, allora, quindi pressione, adesso vi faccio vedere bene, aggiungiamo, ne facciamo giusto un altro. Ecco qua, che mi accelero, leggiamo un po' i commenti, vediamo, così diamo nel frattempo qualche salutino. Graziella, buonasera, Alessio, buonasera Walter. Claudio, buonasera, che piacere che siete con me, grazie che mi dedicate questi 10 minuti. Sapete che poi mi fa piacere sapere se provate la ricettina. Io ringrazio anche gli amici Claudio, Roberta che hanno mandato un po' di foto quest'oggi. È bello vedere che le fate anche meglio di me, quindi super. Siete tutti degli ottimi appassionati, oserei dire. Allora, ecco qua, magari ne facciamo giusto due, intanto poi il resto me lo finisco più tardi. Quindi, praticamente, vi faccio vedere un pochino meglio, poi vi lascio le foto. Create proprio questa nicchia interna che sarà contenitiva della crema che andiamo a preparare e il bordo esterno, ok? Allora adesso lascio un attimo in parte, prendo la panna che ho montato un attimo fa. Ecco, anche per quanto riguarda la panna, adesso vi do le dosi per l'interno. Allora abbiamo 100 g di panna montata e 100 g di mascarpone. Allora la panna io l'ho montata con il mini pimer, ok? Perché non essendo una grande quantità andate più comodi con questo piuttosto che se non con le fruste. Poi insomma, ovviamente come vi trovate meglio. Aspettate che prendo un cucchiaio se lo trovo in mezzo. Ecco qua, la mia cassettiera. Quindi ho già montato quel minuto col mini pimer la panna. Adesso aggiungo i 100 grammi di mascarpone. Eccolo qua. Claudio, benvenuto. Ecco, mescoliamo assieme il composto. Allora, per dare questo gusto coppa del nonno, come vi dicevo, bisogna semplicemente aggiungere. Allora, la dose sono circa un 4 cucchiaini di cappuccino solubile. Allora, io trovo che con il cappuccino solubile venga molto più gradevole rispetto al caffè, però questo è un gusto mio, ecco, personale. Secondo me ci assomiglia di più al gusto coppa del nonno. Allora, mettiamo 1, 2, 3 e mezzo. Ho fatto un cucchiaio grande, ma ho preso mezza dose, quindi sono qui ho messo 3 cucchiaini perché appunto per dimostrazione faccio mezza dose. Allora adesso un piccolo colpetto, anche se non volevo, con il mixer perché sicuramente vi do un po' di fastidio con il rumore, ma cosa vuoi? In cucina è così che funziona. Dobbiamo accettare anche tutti questi piccoli strumenti. Allora, attacchiamo un attimo la spina. Sì, eccoci. Ok, frullino, che questo ci permette proprio di raddensare, ma poi lo percepite. Andate via belli spediti.
adesso cucchiaino e riempiamo, poi facciamo anche una prova del taglio così vedete anche un po' come risulta. Allora andiamo a riempire bene il composto. Io volendo creare proprio un tortino lo metto così a cucchiaio, però volendo, se preferite come decorazione, potete inserire nella sac à poche e creare il ciuffo che fuoriesce dal tortino, quindi lì è a gusto estetico di come vi piace presentarla. Io proprio volevo un tortino e quindi la tengo più piatta come forma. Ecco qua, adesso livelliamo un po', perfetto, adesso magari con la spatolina andiamo proprio a livellarlo, ecco qua, così, quindi è veramente una cosa estremamente semplice, anche se si sporca un po' sulla pellicola non c'è problema perché poi, come vedrete, si va ad estrarre con tanta tanta semplicità. Ecco, quindi vedete, in questo composto la cosa interessante è che non inseriamo la gelatina che normalmente inseriamo nelle torte, ok? Quindi questo secondo me è un valore aggiunto, perché la gelatina tendenzialmente, per esempio a me, non è che proprio mi faccia impazzire. È chiaro che su determinate creme bisogna inserirla perché c'è necessaria per addensarla. In questo tipo di tortino andiamo via tranquilli, panna mascarpone e il cappuccino solubile, quindi non ha neanche bisogno di grandi tempi in frigorifero, vi basta quella mezz'oretta, il tempo che si solidifica il burro che si era ammorbidito ed è praticamente pronto per essere servito. Allora io ci metto anche già il cacao, ok, li prepariamo proprio già finiti, ecco qua. Adesso posizioniamo in frigo, prendo l'altro così vi faccio vedere come risulta dopo, diciamo, la mezz'oretta che si è solidificato. Eccolo qua. Allora adesso vi faccio vedere con quale semplicità, scusate che abbasso un attimo i commenti, andate ad estrarlo, cioè piano piano, così lui proprio si stacca perfettamente, vedete? Il tortino è pronto, adesso ce lo mettiamo nel piatto così facciamo vedere anche il taglio. Se volete sopra si può completare con dei chicchi di caffè, con delle gocce di cioccolato, oppure possiamo mettere una nocciolina che così magari gli dà anche un tocco un po' più chiaro. Allora, tagliamo, cosa dite? Sarebbe da festeggiare qua assieme, tagliare un pezzettino un po' per ciascuno. Eccolo qua, un coltellino. Ecco, allora adesso io ve lo taglio così vedete anche l'interno, ecco qua. Allora vedete, c'è tutta questa crema interna, eccolo qua, il tortino è pronto per essere mangiato. Allora io vi ringrazio per l'attenzione, attendo vostre foto, vostri commenti, vostre opinioni, e adesso il dolcetto ce l'ho pronto, adesso mi metto a preparare la cena, quindi buona cena anche a voi, grazie, ciao a tutti, ciao!